sapori dei aromi d'autunno è una delle manifestazioni autunnali più longeve del territorio. Nata 29 anni fa per aiutare una persona in difficoltà, ben presto è diventata la vetrina regionale più importante per tanti produttori marchigiani che fanno della tipicità e della tradizione un punto cardine della loro produzione. Sotto la struttura del Codma di Rosciano, domenica scorsa, a taglio del nastro per la prima domenica della Kermesse Fanese. Oltre 100 espositori presenti con ogni genere merceologico, dai formaggi al miele, ai salumi di qualità, ai tartufi ed ogni altra specialità autunnale, che hanno dato alle migliaia di visitatori presenti uno spaccato delle tante biodiversità regionali. Una manifestazione che mette in eccellenza i prodotti di tutte le marche, perché una peculiarità di Sapori e Aromi d'Autunno è di mettere in vetrina soltanto i prodotti marchigiani ed è, credo, la manifestazione più importante che si svolge a livello regionale. È una vetrina, un'occasione per i produttori, un'occasione per i prodotti, per valorizzare una parte dell'economia marchigiana, una parte importante dell'economia marchigiana, che è quella del settore dell'agroalimentare, del settore dell'agricoltura. Una vetrina non solo per i produttori e le aziende agricole, ma anche per la città di Fano, che con queste manifestazioni mostra la sua identità rurale e contadina, fatta di buon cibo e di territorio legato alla solidarietà. Mi fa piacere che c'è stata anche un'attenzione importante a quello che è successo in questi ultimi periodi, la tragedia del terremoto. Non a caso sono presenti anche una delegazione di Arquata del Tronto con i loro prodotti, i marchigiani anche loro ovviamente, la presenza del sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, tra l'altro nostro concittadino da 40 anni, per cui è giusto celebrare questo momento di festa, valorizzare i nostri prodotti di qualità, perché aiuta un comparto della nostra economia importante, però allo stesso tempo un abbraccio ideale a chi ha subito una tragedia come i nostri amici corregionali terremotati. La solidarietà è nel DNA della manifestazione e quest'anno, visti i disastri e le ferite inferte dal sisma alle popolazioni marchigiane, la scelta è stata quasi obbligata. Per cui, in collaborazione con il ristorante Montecuco della famiglia Roberti, si sono servite le lasagne per Arquata. Presente anche una delegazione di Arquata del Tronto e la sua Proloco, con i suoi famosi marroni tipici di questo periodo. Un segnale per gli amici di Arquata del Tronto e delle popolazioni terremotate, per le quali abbiamo realizzato delle iniziative benefiche per quanto riguarda raccolta fondi. Per loro saranno pochi, anche se sarà un granello nel mare delle macerie, però lo dovevamo fare, anche perché Sapori e Aromi d'Autunno è nata, ha nel DNA la beneficenza, per cui era l'occasione, purtroppo è capitata questa occasione di organizzare qualcosa. L'abbiamo fatto tutti con entusiasmo, ma anche la popolazione, anche le associazioni presenti nell'ambito della manifestazione, che contribuiranno in qualsiasi maniera. Abbiamo visto tantissima disponibilità, per cui abbiamo pensato di realizzare lasagne e castagne cucinate dagli amici della Proloco di Arquata del Tronto, che sono ospiti qua, e le lasagne che saranno cucinate dal ristorante Montecuco. Il ricavato di tutto questo andrà a loro, a queste popolazioni.